Terra Amara, anticipazioni. Mugeigan mostra la sua vera cattiveria a Zulia. Lunedì, 3 luglio 2023. Demir cambia testimonianza in tribunale e dice che Zulia gli ha sparato dopo essere stata sottoposta alle sue tante pressioni. La Altun viene fatta uscire dal carcere ma, una volta arrivata a casa, Demir le dice non è più sua moglie, ma è semplicemente una delle tante domestiche della tenuta e dovrà comportarsi come tale. Ankar resta sorpresa dalla cattiveria del figlio, ma anche stavolta non riesce a fargli cambiare idea. Intanto la signora Yaman riesce ad ottenere da Uzum tutte le informazioni che stava cercando sul luogo in cui i bambini si trovano nascosti. Con sua enorme sorpresa, Ankar scopre che Demir li ha affidati alla signora Sevda, che è stata l'amante di suo marito Adnan. Per Ankar si tratta di un affronto imperdonabile e così la donna parla con il figlio, dicendo che non lo perdonerà mai per aver fatto una cosa del genere. Furibonda, Ankar sottolinea che la tenuta è di sua proprietà e per questo motivo invita Demir a lasciarla immediatamente. Dopo averlo fatto, va da Sevda e si fa restituire i bambini così che possano vivere con lei e con Zulia alla tenuta. Martedì, 4 luglio 2023. Beakais si rivolge ad un'esperta di calligrafie e le fa scrivere una lettera falsa che possa simulare la scrittura di Zulia. In questa falsa missiva Zulia dichiara il suo amore ad Ilmaz e gli rivela che Adnan è suo figlio. Si tratta di un trucco per scatenare l'ira di Mugeigan e ovviamente Beakais ci riesce. La donna va su tutte le furie quando legge la lettera e Beakais le dice che l'unico modo per concludere questa storia è togliere la vita a Zulia. Quindi, Mugeigan passa all'azione ed invia una lettera a Zulia fingendosi Ilmaz e dandole un appuntamento nei boschi distanti dalla tenuta Yaman. La Altun si reca all'appuntamento ma lì trova Mugeigan, armata di pistola, che gliela punta contro costringendola ad impiccarsi ad una corda che si trova nei dintorni, così nessuno potrà dire che non è stato un suicidio. Mugeigan accusa Zulia di aver scritto una lettera ad Ilmaz ma lei nega di averlo mai fatto, anzi gli aveva anche detto di non andare mai più a trovarla. Tra le due donne c'è una colluttazione fisica in cui la Altun prova a togliere l'arma dalle mani della dottoressa. Mercoledì, 5 luglio 2023. Un colpo di pistola parte inavvertitamente e colpisce Zulia quasi all'altezza del cuore. Mugeigan fugge via, aiutata dalla zia Beakais che si trovava nei dintorni e che le dice che sicuramente il problema Zulia è stato risolto. In realtà non è così, perché poco tempo dopo la donna viene ritrovata in fin di vita, ma può essere ancora salvata ed infatti i medici la sottopongono ad una delicata operazione. Zulia inizia a riprendersi, ma tutti sono convinti che lei abbia cercato di togliersi la vita con la pistola e che nessuno le abbia fatto davvero del male. Demir, quindi, si pente per le sue azioni, convinto di aver spinto lui la moglie a compiere questo gesto dopo averle fatto passare un periodo orribile. Quindi non si oppone quando Ankar porta i bambini in ospedale dalla madre e decide, al contrario, di cambiare atteggiamento con Zulia. Beakais, dopo aver scoperto che Zulia è sopravvissuta allo sparo, consiglia a Mugeigan di comportarsi come se la nemica fosse pazza qualora lei dovesse dire che invece è stata lei a sparargli. Zulia invece adotta un'altra strategia e non smentisce con nessuno la versione secondo cui avrebbe provato lei stessa a togliersi la vita. Giovedì, 6 luglio 2023. Mugeigan va a trovare Zulia e, in presenza degli altri, sembra preoccupata e chiede alla donna come stia. Quando le due restano da sole, la Altun minaccia pesantemente la dottoressa, dicendo che non può pensare di farle tutto questo male impunemente e che d'ora in poi dovrà guardarsi le spalle. Sevda continua ad essere presente a Kukurova ed Ankar non può accettare una situazione del genere. Quindi decide di affrontarla e le chiede come faccia a rimanere lì dopo tutto il male che le ha fatto. In realtà, Sevda le rigira l'accusa, dicendo che è stata proprio Ankar a rovinare la vita a lei, impedendo ad Adnan di divorziare e distruggendo per sempre la felicità di entrambi. Ankar sottolinea che non avrebbe mai lasciato Adnan ad una delle tanti amanti senza significato che lui aveva, ma Sevda sostiene che tra loro ci sia stato ben di più di questo. In più, Sevda ferisce Ankar dicendole che anche Demir, da bambino, andava spesso da lei quando stava con il padre perché cercava il conforto di una madre che a casa non riusciva mai a trovare. Venerdì, 7 luglio 2023. Ghaffur scopre, da un dialogo con Razit,
che è stato Atip a chiedergli di sparire in precedenza per evitare di essere coinvolto nell'omicidio di Chen Jiehyver. Certo di avere la situazione in mano, Gafur chiama anonimamente Atip e gli dice che deve presentarsi in un luogo con una borsa piena di denaro se non desidera che tutti scoprano che è lui l'assassino di Chen Jiehyver. Giunto sul posto, Atip scopre che è stato Gafur a minacciarlo ed estrae una pistola per minacciarlo. Gafur, dopo aver scoperto che la presunta borsa piena di denaro in realtà contiene carta straccia, lo aggredisce per cercare di togliergli la pistola. Al termine della colluttazione, un colpo parte e ferisce Atip, che pochi istanti dopo perde la vita. Terrorizzato, Gafur cerca di liberarsi della pistola, ma non si accorge che anche Sermin era sul luogo del delitto, in quanto era salita sulla macchina di Atip per accusarlo di non aver davvero divorziato da Naciei come le aveva promesso. Voi che cosa ne pensate? Che cosa deciderà di fare Zulia a questo punto contro la dottoressa Mujaygan? A voi i commenti!